Al sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, tre consiglieri comunali, anziché portargli in dono la palma e l'ulivo della Pasqua, gli hanno recapitato una corona di spine e nelle prossime settimane saranno dolori. In pratica il sindaco è rimasto privo della pur esigua pattuglia di consiglieri eletti nella lista dei riformatori. Infatti, nella seduta di giovedì 6 aprile, nel breve volgere di pochi minuti, sono mutati assetti e alleanze che hanno coinciso con la probabile imminente nascita di un nuovo gruppo consiliare, a comporlo il neoconsigliere Davide Tatti, eletto nelle liste dei riformatori, subentrato in assemblea all'assessore Carmen Murru. Appena preso posto nei banchi del Consiglio, Davide Tatti ha rilasciato una bruciante dichiarazione. «Mi sento una ruota di scorta», ha detto, «con una maggioranza in piena campagna acquisti. Sono stato espulso dal partito e tenuto fuori da ogni logica. Mi dichiaro indipendente». A loro volta lasciavano l'UDC Paolo Angioi e Gianfranco Licheri Riformatori, entrambi ad annunciare la partecipazione ad un gruppo misto quando verrà costituito. A 9 mesi dall'insediamento del Consiglio, il posizionamento di questi consiglieri rischia di provocare una mutazione nei rapporti all'interno della maggioranza e della Giunta, che rischiano di essere ostaggio dei 9 consiglieri di opposizione, dei 3 indipendenti e del consigliere di Aristanis. In tutto 13 consiglieri contro i 13 della maggioranza, sindaco e presidente del consiglio compresi. In apertura di seduta Giuliano Uras e Beppi Puddu hanno ricordato i consiglieri scomparsi, Franco Serra e Sergio Tronci, con l'assemblea che ha osservato un minuto di raccoglimento. Votata anche la nomina del nuovo vicepresidente del Consiglio. Dopo 4 votazioni è stata eletta Stefania Urrù, Fratelli d'Italia. Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un'ordinanza con la quale vieta l'uso per scopi alimentari dell'acqua in distribuzione della frazione di Massama, Nuraginiedu e Donigala. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle comunicazioni di Abanoa e del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL di Oristano, che hanno riscontrato la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme per i valori di coliformi totali. Secondo l'azienda sanitaria locale, l'acqua è da considerarsi non idonea ad uso potabile alimentare, la bollitura non è un accorgimento utile, mentre sono permessi gli usi domestici per l'igiene della persona. A seguito dell'ordinanza sindacale sulle limitazioni dell'uso dell'acqua distribuita nelle frazioni, Abano ha predisposto il servizio sostitutivo con autobotte. I mezzi saranno presenti dalle ore 8 alle ore 12 a Massama in via Roma, parcheggio ex scuole elementari, dalle ore 12.30 alle 15.30 a Donigala, Fenugheddu, in piazza Chiesa Sant'Antonino Vescovo, dalle ore 16 alle 19 a Nuraginiedu in via Rimedio. Lo stesso servizio operativo nel comune di San Maggiore, dove è ugualmente in vigore un'ordinanza. I mezzi sono presenti in via Roma dalle 8 alle 16. Il servizio sarà operativo fino alla revoca delle ordinanze di non potabilità originate dalla scarsa qualità dell'acqua prelevata da fonti locali. Per contrastare il fenomeno che ha creato i fuori norma biologici individuati dai laboratori di Abanoa, i tecnici del gestore hanno già proceduto a incrementare il dosaggio della disinfezione impiegato per il controllo della qualità dell'acqua distribuita nelle reti delle zone interessate. A meno di un anno dalle elezioni regionali cresce l'ansia per il voto e di pari passo le incertezze che percorrono entrambi gli schieramenti, il centrodestra che intende mantenere il governo dell'isola, il centrosinistra che gli vuole subentrare. A sinistra ancora timidi i vagiti su una possibile alleanza tra il Partito Democratico e i 5 Stelle, che potrebbe diventare lo zoccolo duro e punto di riferimento per una rilevante fetta dell'elettorato sardo. Sempre a sinistra sarà necessario capire quale sarà l'atteggiamento delle altre formazioni che fanno capo a Massimo Zedda e alla deputata verde Francesca Chirre, che in consiglio regionale contano una decina di parlamentari. Passo diverso, ma non per questo senza problemi, nell'area del centrodestra, con il nodo da sciogliere rappresentato
Dalla conferma o meno del presidente uscente, pare che al voto ciascuno vi prenderà parte con liste proprie, mentre Stefano Tunis di Sardegna 2020 è alla ricerca di alleanze per formare una nuova formazione politica che vede coinvolto anche Antonello Peru, il consigliere regionale più votato nelle elezioni del 2019. Reti metalliche collocate in un'area impervia, alle pendici del Monte Arci, allo scopo di facilitare la cattura di animali selvatici, in particolare cinghiali. Esse sono state individuate e poste sotto sequestro dal personale della stazione forestale di Marruvio. Si tratta di attività di bracconaggio e contestuale occupazione abusiva di un'area di proprietà pubblica. La presenza della rete è da ritenersi inoltre molto pericolosa per i fruitori della montagna e per l'incolumità pubblica in generale, soprattutto in casi di incendi. La pattuglia forestale ha provveduto immediatamente alla rimozione, informando l'autorità giudiziaria mediante un dettagliato rapporto. Il rinvenimento di questo tipo di reti nel Monte Arci non è una novità, fanno sapere dalla stazione di Marrubio. Infatti, durante lo scorso inverno, nella zona compresa tra le aree gestite dall'Agenzia Forestas e il territorio comunale di Marrubio, il personale della stazione ha rimosso in più punti della montagna diverse centinaia di metri di reti e paletti in ferro che fungevano da sostegno. Gran parte del materiale è risultato di provenienza illecita, in quanto sottratto furtivamente dalle chiudende dei cantieri di Forestas del Monte Arci da un cantiere comunale di Villa Verde. Al termine dell'indagine, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari e in parte distrutto. Ancora una volta i ragazzi dell'Azione Cattolica di Sindia hanno voluto dare un messaggio che va oltre gli insegnamenti della Chiesa per rivolgersi indistintamente a credenti e non credenti. Approfittando della tradizionale Via Crucis, i giovani hanno affrontato le problematiche che gravano sui giovani d'oggi, per suggerire poi una via che tenga più conto delle inclinazioni personali. Innanzitutto gli stereotipi, che anche in famiglia fanno pressione sui giovani: eleganza, bellezza, carriera, successo, matrimonio, fidanzamenti con ambienti per le ragazze, laurea o corso di studi diversi dalla volontà reale. Alla fine gli schemi prefissati sotto forma di un elenco scritto sono stati simbolicamente strappati, non senza la visione della propria immagine a simboleggiare l'introspezione, assieme alla consegna di un foglio in bianco a significare un progetto autonomo della propria esistenza. Infine la Via Crucis con un iniziale processo a Cristo dalla cui parola si può ripartire. La Via Crucis si è poi snodata per le vie del paese e ad ogni tappa sono stati ripresi i temi discussi all'inizio, ma anche le conseguenze nefaste della pressione sociale come la depressione, l'alcol o la droga. Un messaggio quindi universale che travalica anche le credenze religiose. La nota inviata dall'ASL 5 di Oristano ha comunicato la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano. Ancora di servizi idrici nell'Oristanese, questa volta l'acqua è stata dichiarata non potabile a San Vero Milis. Il sindaco Luigi Tedeschi ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo della risorsa per scopi alimentari nella marina di Mandriola e San Rocca d'Unda. È consentito l'utilizzo dell'acqua per gli usi domestici e per l'igiene della persona. Ascoltare i destinatari delle misure costituisce un momento importante nel corso di una transizione energetica in cui le aziende devono essere protagoniste. Lo afferma l'assessore dell'industria Anita Pili, che ha effettuato un sopralluogo nell'area industriale di Terralba, una delle aree finanziate con i fondi per i piani per gli insediamenti produttivi della regione, che ospita attualmente dei consorzi di aziende. Con i finanziamenti regionali ci siamo voluti concentrare su azioni volte a ridurre l'impatto ambientale, migliorare le condizioni di sviluppo imprenditoriale e promuovere la localizzazione di nuove iniziative, ricorda l'assessore dell'industria. La Direzione Generale dell'Agricoltura ha aggiornato l'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in Sardegna per la produzione di vino con l'inserimento del vitigno ciliegiolo. Dal 1 aprile e fino al 31 luglio si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le corti d'assise e per le corti d'assise d'appello. Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari che sono in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi entro il 31 luglio, compilando il modulo di domanda che dovrà essere presentato all'ufficio anagrafe del comune di Sediani.
Anche quest'anno ANCI affiancherà il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti in occasione della promozione della 26esima giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti il 16 aprile 2023, attraverso la diffusione del messaggio Dichiara il tuo sì in comune. Nella quasi totalità dei comuni, i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, trasformando così un semplice atto individuale in un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità. Al via il progetto educativo sulla disabilità denominato Millomi va a scuola, destinato a tutti i bambini delle 480 primarie della Sardegna. Il fumetto, che verrà distribuito in tutte le scuole, assume il delicato ruolo di rappresentare in chiave metaforica quella parte della società che ancora fatica ad accreditare al mondo della diversa abilità, talento, autonomia, ricchezze di pensiero e di azione. È un progetto formidabile, ha affermato l'assessore regionale della pubblica istruzione Andrea Biancareddu, che mira finalmente a far sì che l'inclusione non sia solo una frase di rito, ma sia qualcosa che vogliamo mettere in concreto. Lo vogliamo fare rivolgendoci ai ragazzi, alle elementari, con un progetto che dimostra che tutti siamo uguali, tutti abbiamo delle doti nonostante qualche malattia che può apparentemente distogliere da quelle che sono le nostre aspettative.